Buongiorno, si può presentare? Buongiorno ragazze, sono Giusy Mannelli, un'insegnante del liceo Regina Margherita, insegno scienze umane, sono anche una psicologa e una saggista. Ci può spiegare com'è nata l'idea di questo progetto e soprattutto di cosa parla e perché avete scelto questo argomento? Allora, questo progetto nasce da alcune idee che riguardano il modo di stimolare, aiutare, sviluppare i talenti dei ragazzi. Nasce da un progetto di educazione civica all'interno delle nostre ore curriculari e abbiamo trattato l'argomento della manipolazione e anche nasce da un progetto di orientamento, le soft skills. Così i ragazzi hanno fatto dei workshop, dei role playing e hanno studiato l'argomento a seguito di alcuni circle time che abbiamo fatto insieme. Hanno studiato l'argomento e hanno scritto degli elaborati, abbiamo scritto degli articoli. Questi articoli sono stati corretti dalle colleghe di lingua e letteratura italiana di diverse classi e questi articoli sono stati pubblicati su referencepost.it. Da qui è venuta l'idea di avviare questa macchina e portare avanti questo convegno in cui si attua un workshop invertito, perché i veri protagonisti saranno i ragazzi, non gli esperti che saranno qui, che vedrete durante il percorso. I ragazzi faranno delle domande agli esperti partendo dai temi che hanno trattato nei loro articoli. In questo modo saranno dei partecipatori attivi, i veri esperti saranno i nostri studenti del liceo Regina Margherita, del liceo artistico catalano e dell'istituto di scuola superiore Gioeni Nautico. Lei perché pensa sia un argomento importante per noi ragazzi? Per diversi aspetti, per tutto ciò che si sente dalla cronaca sulla violenza delle donne. I precursori della violenza spesso sono dei comportamenti manipolatori, o per tutto ciò che si sente sulle manipolazioni che prendono forma sui social network. Spesso i ragazzi sono fragili, disorientati e facilmente manipolabili. Quindi è necessario che gli si aiuti, gli si dia una guida, però questa guida è molto più efficace se viene data da altri ragazzi, un peer-to-peer fra giovani.